Salve a tutti, dunque oggi volevo fare questa piccola e semplice guida relativa alla valvola termostatica con l'aggiunta di un piccolo termometro per monitorare la temperatura del cilindro. Qualcuno mi ha chiesto, quindi ho pensato di farlo, visto che è una cosa anche molto veloce. Allora, in primis io ho optato per prendere una valvola da carte termostatica come questa. Che ha, come c'è ancora qua il bigliettino, una filettatura M10, che è questa, che ha passo fine, quindi non è 1,5 1,25, e questo mi servirà poi per innestare la sonda del termometro. Esistono anche modelli senza, ma appunto per questo utilizzo ho scelto di prenderla con. Come si vede qua, c'è scritto 45 gradi centigradi, che è la temperatura di apertura della valvola. Io l'ho trovata su Bluecart e la potete trovare anche magari su altri siti. Penso sia, se non della TM, ma comunque sviluppata per TM, carte e relativi. E la seconda cosa da prendere è una sonda di questo tipo, appunto con filettatura 10.125, che andrò ad avvitare qua dentro. E questo si trova come ricambio di alcuni termometri, lo trovate sempre su Bluecart, poi vi metterò il link sotto, e credo ci sia ancora, ecco, l'ho preso tempo fa. Comunque è ricambio di un termometro, costa tipo 10 euro, qualcosa del genere, forse anche meno. E seconda cosa da prendere, cioè forse pezzo principale, è un piccolo termometro come questi che trovate tranquillamente su eBay o su AliExpress, non so dove preferite. Sono termometri d'acquario che vanno con una piccola pila come questa. Sono precisi al decimo, insomma, precisi, ecco, più o meno. E vengono forniti con una sonda come questa perché sono fatti apposta per metterli nell'acqua, nell'acquario o simili. Ho visto molte persone che semplicemente prendendo, facciamo finta che questo sia il pezzo di tubo del raffreddamento, fanno una specie di boccolina qua e poi vanno a bloccare la sondina dentro fissandole. Sinceramente non mi sono fidato, anche perché quando poi diventa caldo, insomma, non si è mai troppo sicuri. Se molla vi trovate il liquido in mezzo alle gambe e magari ve ne accorgete un po' tardi e la moto finita può crepare. Comunque, la prima cosa da fare è tagliare la sonda dal termometro, magari lasciatene un pezzettino di filo così se vi dovesse venire comodo o per fare dei test, giusto anche per vedere solo che funzioni, vi basta prima di tagliarlo ovviamente oppure collegando dopo, mettendo dentro la pila, appoggiate le dita e vedete subito che il termometro funzioni, così evitate problemi dopo. Ok, quindi questo è il primo pezzo tagliato, la stessa cosa andiamo a fare sulla sonda, quindi qua vedete che essendo un ricambio appunto per un termometro ha questo plugin maschio fatto in questo modo, anche questo vi basta tagliarlo, magari anche in questo caso tenetevi un pezzo di filo perché potrebbe tornare utile, quindi vi rimane, due pezzi sono questi che ho tagliato. E vi rimane questo. Adesso semplicemente non c'è da fare altro che collegare i due fili con un punticello come questo. E poi se volete, giusto per isolare la connessione, oppure lo potete scocciare, insomma, fate quello che preferite. Io ho trovato questo scatolino che avevo da qualcosa dove si può anche avvitare, comunque poco cambia. Quindi questo va così. Quindi vado ad infilare il primo cavetto. E infine un secondo. Poi colleghiamo semplicemente rosso con rosso e bianco con bianco.
Chiedo scusa, rosso con rosso e nero con bianco. Questi fili sono invertiti. Cioè sono invertiti. Non hanno il nero, ma poco cambia. Stringete bene per evitare. Problemi. Questa cosa dall'altra parte, quindi metto rosso con rosso e bianco con nero, ma probabilmente poi cambio da dove prendete i pezzi. Assicuratevi che sia tutto solido. Perfetto. Ora lo mettiamo in una scatolina. Fatto. Adesso abbiamo quindi la nostra sonda e il nostro termometro collegati. Non resta altro che montarla, quindi qua ci veniva fornito un tappino. Mettete una guarnizioncina. Che credo fosse fornita, ma potete metterla anche in rame. E stringete ovviamente. Stringete con la chiave, ovviamente. Adesso io lo faccio solo a livello dimostrativo, poi la montate sopra il vostro impianto, ma potete già provare. Come vedete, temperatura di 25 gradi, che è circa la temperatura, sì, un po' più alta della temperatura ambiente che ho qua dentro, ma è perché ho appena toccato la sonda. E niente, non vi resta che montare la valvola sull'impianto, stringete questo lo mettete da qualche parte, ovviamente, come ripeto, non è necessario lo scatolino, basta che collegate i fili e questo potete metterlo tranquillamente sul manubrio e controllare la temperatura. Spero vi sia stata utile questa piccola guida e se avete bisogno di altro chiedete pure sotto nei commenti, potete iscrivervi, mettere mi piace e fate quello che più vi garba. Ciao a tutti!